Signore e signori, benvenuti alla premiazione delle Olimpiadi Statistiche dei Nomi. Sarà questa l'occasione per svelarvi qualche curiosità sui nomi che i genitori italiani danno ai loro bambini. Anche nel 2013, Francesco, Alessandro e Andrea si confermano incrollabili supereroi del podio della statistica. Francesco, in particolare, ha conquistato la medaglia d'oro ben 13 volte negli ultimi 15 anni, mentre ad Alessandro va il titolo di eterno secondo, con 10 piazzamenti dal 1999. Per la categoria ragazze, la medaglia d'oro dei nomi più gettonati va a Sofia, l'argento a Giulia e il bronzo ad Aurora. Ma se Sofia e Giulia si sono contese più volte negli anni di primato, con fibrillanti testa a testa, le nostre congratulazioni vanno ad Aurora per il suo primo podio. Sapete in quanti modi diversi si chiamano i 514.000 bambini nati nel 2013? No? Ve lo diciamo noi. Nel 2013 i genitori si sono sbizzarriti, con 29.300 nomi femminili e ben 30.700 nomi maschili. Ma le curiosità non finiscono qui. Il primato del nome Francesco si è rafforzato nel corso del 2013, in particolare a partire da marzo, che è il mese in cui è stato eletto Papa Francesco. Nel 2013, per la prima volta in Italia, 10 bambine vengono registrate con il nome Elaida. Forse è stata Elaida Dani, la vincitrice del programma The Voice of Italy, a provocare questo mini boom. Insieme a Elaida sono più di 25.000 i nomi registrati per la prima volta in Italia. Tra questi Esil, Cataleia, Bledion, Florisienta e tanti altri. Volete qualche altra piccola curiosità? Christian e Chanel sono diventati più popolari dalla nascita dei figli del calciatore Francesco Totti e della showgirl Hilary Blasi. Non ci credete? Beh, Christian Totti è nato nel 2005, la sua sorellina Chanel nel 2007. E ancora, è davvero incredibile la prepotente ascesa del nome Penelope. Dal 2003 le baby Penelope sono aumentate del 630%, un nome greco antichissimo che però piace anche alle rockstar, visto che Gianna Nannini l'ha dato alla sua Penelope, nata nel 2010. Vi ricordate Holly e Benji e Mila e Shiro? Tramontati, dal 2012 a occupare la scena della TV per i piccoli è il cartone Mia and Me, che lancia Mia nell'iperuranio dei nomi emergenti, tanto che in soli 3 anni cresce del 180%. Invece, il compassato quartetto dei nomi degli evangelisti, Matteo, Marco, Giovanni e Luca, che pure restano molto diffusi tra i bambini nati e residenti in Italia, perde lentamente ma inesorabilmente terreno. Bene, cari amici, a questo punto pensiamo di avervi detto tutto, ma la scelta dei nomi è sempre in evoluzione, quindi il nostro è solo un arrivederci ai prossimi aggiornamenti, con i nuovi nomi sul podio e tante altre curiosità. Ciao!